Luciano Balbo, fondatore di Oltre Venture, di che cosa si occupa Oltre Venture? Oltre Venture si occupa di qualcosa di nuovo e insieme un po' strano. È un veicolo di investimento, quindi è formalmente una società di investimento che ha raccolto capitali privati, poco meno di 10 milioni di euro, con l'obiettivo di investirli in progetti sostenibili, quindi non non profit, ma che stiano in piedi da soli, senza particolare obiettivo di profitto, ma cercando di fare in modo di investire in progetti che abbiano la possibilità di offrire servizi o soluzioni non coperte né dallo Stato né dal mercato. Quindi offrire delle soluzioni che servano alle persone, alla società e che attualmente non sono disponibili. Che cosa ha già fatto Oltre Venture? Le cose più importanti dimensionalmente, almeno che abbiamo fatto, abbiamo avviato una società che si chiama Permicro, che fa microcredito in Italia, non secondo il modello dei paesi in via di sviluppo, è un credito alla persona diretto, prevalentemente rivolto agli immigrati, o per avviare delle attività imprenditoriali piccole, personali, ambulante, in bianchino, o un'altra parte, quella che noi chiamiamo credito alla famiglia, soprattutto nelle aree dove l'immigrato si stabilizza in Italia, per esempio il ricongiungimento familiare. Quando passa al ricongiungimento familiare deve passare da vivere in comunità, affittarsi una casa, andare all'IKEA a comprare dei mobili, e quindi noi gli finanziamo questo passaggio che altri non finanziano perché pur avendo un lavoro non ha una storia di credito, in modo tale che possa pagare i primi 3 mesi di affitto e quindi stabilizza. Queste sono le nostre attività di Permicro. A Torino abbiamo fatto in un sotterreno pubblico finanziato da noi ma soprattutto dalla Fondazione CRT un importante investimento di quasi 15 milioni di euro di housing sociale temporaneo, ristrutturando un edificio che è stato adibito, gestito da una società che abbiamo fatto insieme a una cooperativa sociale, per esigenze di ospitalità temporanea per alcune fasce che hanno dei bisogni particolari, persone che si vengono a curare dal sud al nord, magari accompagnando i bambini, i figli, separati di reddito medio-basso, uno dei due improvvisamente non sa dove andare, madri con bambino dove la madre lavora ma poi non sa dove mettere il bambino o reddito. Quindi oltre al bisogno di un affitto a reddito basso c'è anche bisogno di una assistenza perlomeno temporanea. È un'esperienza partita da circa 6 mesi, sta andando benissimo, abbiamo una lunga coda di attesa. Quindi quanti ospiti ci sono in questa struttura? Allora, abbiamo 470 letti circa, divisi in varie realtà, da micro appartamenti dove sta la madre col bambino, ha anche appartamenti micro appartamenti dove si sta in due giovani, quindi in funzione delle necessità è chiaro che non possiamo mettere una madre con bambino in coabitazione, mentre due ragazzi che stanno temporaneamente lì possono tranquillamente convivere avendo un bagno insieme. A Milano abbiamo aperto un centro medico, si chiama Centro Medico Sant'Agostino, che offre alcune diciamo servizi di medicina territoriale sia nelle aree dove non c'è quasi più il sistema sanitario nazionale, odontoiatria, psicologia, logopedia sono le cose più diciamo competendo quindi con il mercato a prezzi più bassi e con un'ottima qualità, e nelle aree dove c'è il sistema sanitario nazionale, quindi le visite specialistiche, noi offriamo visite specialistiche a prezzi di poco superiori al ticket, ma mezz'ora tempo visita, univocità medico-paziente, quindi stiamo coprendo un'area che anche al nord è l'area più difficile del sistema sanitario nazionale, che tende oltre alle code a dare visite in tempi brevi e non univocità medico-paziente, quindi questa è la nostra caratteristica. Poi abbiamo fatto due iniziative al sud nelle energie rinnovabili e qui non c'è niente di nuovo come modello di business, ma l'abbiamo fatto una a Cagliari e una nella zona di Catania dove c'è un'altissima disoccupazione giovanile, quindi l'obiettivo era avviare delle attività economiche mirate a dare lavoro diretto ed indiretto a giovani tecnici, montatori che non hanno alternative di lavoro. Poi abbiamo fatto alcune altre cose, ma questo è per capire la natura dei nostri prodotti. Ci sono degli investitori privati, sì, che mettono quindi un capitale, esatto, e
non a fondo perso, perché ovviamente c'è un ritorno, però qual è la differenza, per esempio, dal private equity da cui lei proviene? Cioè, no. La differenza è questa, che appunto lei ha detto esattamente, mettono dei soldi sperando di non perderli, si prendono il rischio di un investimento, però l'obiettivo dichiarato in partenza è che la loro aspettativa è di nella migliore delle ipotesi di riavere questi soldi, magari con il capitale deve ritornare, sì, magari, ecco, diciamo più l'inflazione, perché i modelli di attività che costruiamo, i prezzi, già intrinsecamente non hanno l'obiettivo di fare tanti utili, quindi anche se stanno in piedi, alcuni stanno in piedi, non faranno utili o faranno pochissimi utili, quindi non potranno valere tanto dal punto di vista economico. Quindi l'obiettivo è, se le cose stanno in piedi, non disperdere questo capitale. È un obiettivo un po' particolare, che quindi sperimentale. Poi io, magari ne parliamo più avanti, penso che questo tipo di utilizzo della ricchezza sia indispensabile in futuro, perché le società occidentali sviluppate, che oggi attraversano tutto un grande momento di crisi, alto debito pubblico e tutto, hanno qualcosa ancora abbondante, che è la ricchezza privata, purtroppo non distribuita in modo uguale, ma è molto ampia, e l'utilizzo di questa ricchezza oggi diventa una responsabilità per tentare di tornare a dare sviluppo e soluzioni, visto che il pubblico fa fatica, anche perché ha poche risorse, quindi dobbiamo fare leva su quello che abbiamo e non su quello che non abbiamo. Certo. E come scegliete le imprese che saranno quindi aiutate da voi? Questo mercato è un mercato nuovo, non è che ci siano tante di queste imprese che si pongono un po' a metà tra pubblico e privato. Quindi la maggioranza delle nostre iniziative noi le abbiamo incubate. Cosa vuol dire? Non è che è venuto qua un signore col progetto pronto. Abbiamo individuato alcuni settori, il microcredito, la sanità, e li abbiamo studiati insieme a persone competenti del settore e anche con capacità imprenditoriali. Per esempio, per micro l'amministratore legato è un giovane, molto giovane, che però aveva già avuto delle esperienze. Quindi abbiamo lavorato mesi per studiare il progetto, capire se stava in piedi, e alla fine alcuni li abbiamo fatti partire. Quindi l'idea non è che l'abbiamo avuta noi, però l'abbiamo, come posso dire, sviluppata e fatta maturare insieme alle persone che avevano avuto l'idea iniziale. E date degli strumenti anche, cioè affiancate, diciamo, la crescita dell'impresa? Beh, oppure è soltanto un aiuto economico, no, uno startup? No. Siamo degli azionisti non operativi ma molto attivi. Siamo nei consigli di amministrazione, ma queste sono realtà piccole, non funzionano col consiglio di amministrazione. Ciascuno di noi del nostro piccolo team dedica molto tempo agli investimenti. Quindi io, per esempio, che seguo il centro medico, praticamente quasi ogni giorno parlo con l'amministratore delegato e ogni settimana ci sediamo 2 o 3 ore per capire come va, cosa dobbiamo fare. Ecco, quindi c'è anche un seguito. Una persona senior del team, Supermicro, credo che abbia dedicato ora meno al nostro investimento più vecchio, perché ormai quasi 4 anni, per i primi 2 anni almeno un giorno alla settimana a Torino, perché la sede è a Torino, per aiutare lo startup. E qualche volta mettiamo in consiglio delle persone, amiche, professionisti, manager, imprenditori, che danno quel contributo che magari noi non sappiamo dare, che magari hanno. Per esempio, il presidente di Permicro è una persona che ha lavorato a lungo nel settore finanziario, arrivato a una certa età se la poteva permettere, fa da 4 anni con una remunerazione direi modestissima, formale, da coach dell'amministratore delegato giovane, che è più imprenditore ma evidentemente non ha l'esperienza che ha una persona che ha lavorato per 30 anni nel servizio finanziario. Abbiamo creato un binomio che sta funzionando, differenza d'età, differenza di cultura, ma unione dei contributi. Sempre parlando di rivoluzione, TV Popolare si propone una rivoluzione, ma nel campo della comunicazione, certo. Ovvero vuole farsi megafono e portatore di una voce che in questo momento non è ascoltata o comunque non è neanche proposta da nessuno, ovvero quella del cittadino proprio.
E secondo lei TV Popolare ha i criteri per essere, diciamo, un social business? Conosco un po' TV Popolare e certamente la risposta è sì. Poi è chiaro che costruire qualcosa oggi nell'informazione di qualità credo che sia, per certi aspetti, forse anche più difficile di quello che stiamo facendo noi, che non è certamente facile. Quindi ho molta empatia e comprensione per la nostra battaglia. Per la vostra battaglia, ecco. Esattamente. Tornando al tema clou, però, il cittadino, no? Io sono assolutamente convinto che questo sia un punto importante, perché oggi le persone sono visti come consumatori, come investitori, come in maniera eccessiva e non come persone tutt'uno, perché il cittadino è consumatore, quindi nella sua globalità. Il tema credo oggi sia sfuggire da un lato a un pensiero unico che viene spesso dall'alto e qualche volta anche da interessi forti, non occulti, cioè oggi il dominio che il pensiero finanziario ha sulla la finanziazione della società è molto elevato, no? Dall'altra parte la risposta qualche volta, quando si parla di cittadini, è una risposta del semplicismo che si contrappone. Quindi credo che l'esperienza sia tra una specie di Scille e Cariddi, cioè sfuggire ad alcuni dettami del pensiero dominante, e credo ci possiamo dirigere, ma anche sfuggire a una risposta semplicistica che poi in realtà è più uno sfogo, ma non, diciamo, non riesce poi dopo a costruire. Quindi noi abbiamo bisogno oggi di costruire, che non vuol dire buttare via tutto, però di rompere alcuni tabù, per esempio quello del fatto che bisogna sempre essere investitori, avere ritorni alti, tutto è un tabù. È un tabù che ci sta rovinando, è un tabù portato avanti dall'investment bank, ma che non è più riproducibile per il futuro. Poi soprattutto perché i grandi ritorni finanziari che si sono avuti dal 1995 al 2007, l'inizio della crisi, che ci sono stati, non è vero, sono stati alimentati da investimenti sugli stessi beni, aziende, immobili, sempre a leva maggiore, che hanno creato una bolla speculativa. Quindi sono ritorni veri, perché poi la gente ha guadagnato, ma fatti sulla carta, che poi hanno generato la crisi successiva. Quindi se non vogliamo riprodurre un alto ritorno con le perdite dopo, dobbiamo avere un'idea che altissimi ritorni non sono possibili e non è quindi nell'interesse neanche dell'investitore puntare su prodotti astrusi e cose. Quindi diciamo non è neanche nell'interesse del detentore della ricchezza, quindi del cittadino che ha dei risparmi, essere in qualche modo attratto famelicamente da prodotti che sulla carta danno aspettative di grandi ritorni e raramente poi li danno ex post. Quindi, però rompere questo, perché noi tutti siamo propensi a desiderare di guadagnare, quindi la rottura di questo schema logico non è banale, quindi è complesso. A noi piace molto l'idea di ridare anche il potere proprio al cittadino, che abbia poi la possibilità di, attraverso una democrazia diretta, scegliere veramente quello che desidera in un campo che ormai non è più puro, quello della televisione, quindi ci piace molto. Ci può dare un consiglio per poter sicuramente raccogliere i 20.000 cittadini che faranno parte del primo, il primo step, il primo nucleo, gruppo, diciamo, di investitori, perché poi alla fine di soci veri e propri, e poi le 150 organizzazioni? Ma consigli... Come li convinciamo? Sui cittadini non so dire, nel senso che non sono un esperto di raccolta al dettaglio di risorse. Credo che li potrete convincere mano a mano, facendo anche vedere le cose che state facendo. Non dico, cioè, proprio mettendoli nelle condizioni di capire cosa state facendo. Sulla raccolta meno al dettaglio, quindi di organizzazioni, credo che dobbiate andare porta a porta un pochino e probabilmente coinvolgere. C'è da Vespa? No. Ah no, perché porta no. A porta, no. Nel senso più giusto. Ah, ecco, sì. E coinvolgere il più possibile nella comprensione che non loro tanto avranno una voce, poi tutti la possono avere, ma che
è anche nel loro interesse che le persone abbiano una voce, cioè sostanzialmente, perché proprio la maggioranza di queste organizzazioni che lavorano sul territorio vivono del rapporto con i cittadini. Certo. Quindi di dire non solo fate facendo del bene, ma è vostro interesse che cresca, non necessariamente interesse economico, ma il vostro interesse per il successo, che cresca la voce delle persone con cui voi lavorate, o certo, perché date dei servizi o perché ne avete bisogno. Eh sì, perché spesso proprio è quello che manca, la possibilità di amplificare una voce che è già fortissima di suo, però non ha lo strumento per... Questo in quel famoso schema in cui è difficilmente quantificabile il ritorno di che cosa esattamente non si sa, ma diciamo di benessere sociale, secondo noi TV Popolare è ben collocato. Ecco. Sono convinto, il compito ovviamente non è facile, non lo sapete, ma certamente il bisogno che tentate di colmare esiste, quindi mm-hmm, l'opportunità c'è tutta, perché credo che ci sia bisogno di questi strumenti. Poi non c'è un solo strumento che risolve tutto, ma c'è una gamma di strumenti. Ecco, ma questi soldi che vengono investiti in queste iniziative, però vengono, diciamo, tolte da quello che può essere la filantropia o la donazione, oppure dal mondo del profit? Ma non c'è una risposta univoca, a parte che non lo so, io fino in fondo, perché non è che so esattamente cosa fanno queste persone. Credo che sia un approccio in entrambi i sensi. Ci sono alcune persone che so certamente che hanno preso dalla loro liquidità normalmente investita finanziariamente, hanno accettato, ed altri invece che hanno detto ma io do in donazione X all'anno, smetto di darlo per un anno o cose del genere, lo do tutto a te perché mi sembra un progetto interessante. Quindi non esiste un approccio univoco. Però tendenzialmente credo che siano risorse che vengono dalla ricchezza di queste famiglie, quindi non da donazioni. Quindi tutti hanno capito che questo, il messaggio che ho dato è: le donazioni sono un'altra cosa, non è che siano male, anzi non vorrei proprio che le toglieste da lì, vorrei che prendeste un po' della vostra ricchezza, molto poco percentualmente, e invece che investirla in un derivato e così, lo investiate in questo. Quindi prevalentemente viene da quello, proprio perché era anche il mio obiettivo. Adesso noi stiamo cercando di crescere, di raccogliere ulteriori risorse, e non è facile. Devo dire che quando io ho raccolto questo fondo eravamo nel 2006, quindi eravamo anche in un momento di euforia totale ed era tutto più facile. In questo momento anche chi ha tante risorse si sente un po' più povero. Te tiene un po'. Quello che, e quindi non è facile. Credo che il modo per raccogliere è far vedere che le cose che facciamo funzionano. Per esempio, noi stiamo facendo un aumento di capitale nel nostro centro medico e stiamo abbastanza facilmente trovando altri investitori privati. Cioè, quando la cosa è in piedi, quando sta camminando, quando è visibile, quando la si può toccare, ecco, allora è più facile trovare chi ci mette dei soldi. Quando si dice dammi dei soldi che poi vedrò come investirlo, è un lungo processo che evidentemente richiede molta fiducia, mentre quando dici investi lì, lo guardo, mi piace, non mi piace, vado i soldi lì, quindi è molto più facile. Mm-hmm. Lei si è avvicinato a TV Popolare, noi ci siamo avvicinati a lei, certo. È possibile che in un futuro ci sia un aiuto reciproco, diciamo. Penso proprio di sì, spero di sì, e cercheremo di fare in modo che questo avvenga. Noi iniziamo a, diciamo, a macinare strada, ecco. Io la ringrazio, grazie in bocca al lupo, grazie, complimenti, a voi, grazie. E grazie ancora.